futuro partendo dalla tradizione sostenibilità, perché siamo e saremo le scelte che facciamo. Linea Pelle, edizione numero 97, si presenta forte di contenuti di altissimo profilo. Parola d'ordine, futuro. Il futuro dei materiali, dell'impronta circolare e green della filiera, del mercato, dello stile. Insomma, Linea Pelle per 3 giorni, dal 2 al 4 ottobre, a Fiera Milano Ro, guarda avanti. Giulia Bacchi, amministratrice delegata di Linea Pelle, un appuntamento sempre più importante, sempre più strategico, che ogni anno offre anche degli spunti interessanti. Come sta andando questa edizione 2019 di ottobre? Si è aperta con i suoi numeri sempre molto importanti, 1271 espositori provenienti da 45 paesi e ci attendiamo la visita di oltre 20.000 operatori da ben 120 paesi. La fiera ormai è diventata un appuntamento irrinunciabile per tutto il mondo che ruota intorno alla cosiddetta area pelle, una filiera importantissima che va dai prodotti a monte fino a quelli a valle. Coinvolge tantissimi operatori ai quali noi cerchiamo di dare sempre nuovi stimoli, oltre ovviamente a quelli che danno i nostri espositori. È il luogo del business, ma è anche il luogo delle idee. Abbiamo visto delle cose molto innovative con una particolare attenzione ai temi della sostenibilità ambientale. Sì, assolutamente. Oggi la sostenibilità è diventata una parola da cui non si può prescindere quando si organizza un evento, anche se devo dire che i nostri settori la sostenibilità la praticano ormai da molto tempo, ben prima che diventasse una parola di moda e usata in maniera quasi schizofrenica. Comunque Linea Pelle non solo offre tantissime proposte innovative dal punto di vista stilistico, ma si concentra anche sui temi della sostenibilità per andare incontro alle esigenze dei brand che poi devono incontrare quelle dei consumatori. Ci sono le Marche come regione che ha un vero e proprio distretto su questo comparto, insieme al calzaturiero e alla moda, una regione che punta tanto su questi temi e che prova anche ad affrontare le nuove sfide di mercato. La presenza degli espositori marchigiani è fondamentale in questa fiera. Sono oltre 100 su un totale appunto di 1200 espositori, una presenza importante, ma soprattutto una presenza importante dal punto di vista qualitativo. Ci sono aziende eccellenti che veramente rappresentano un esempio per, direi, tutto il mondo. La stagione di riferimento di questa edizione è l'inverno 2020-2021. Il mood stilistico di riferimento è EQ, Emotional Quotient, una serie di stimoli creativi basati sul concetto di intelligenza emotiva. L'economia reale presenta un mercato caratterizzato da incertezza. L'industria conciaria registra un rallentamento tra il 5 e il 10%, a fronte di risultati non particolarmente brillanti anche per le altre categorie, accessori, componenti, tessuti. Per questo Linea Pelle diventa il palcoscenico più importante per capire cosa chiede il mercato e quali accorgimenti apportare per chi, come le Marche, ha in questo comparto numeri e forza lavoro particolarmente significativi. Linea Pelle resta l'appuntamento più importante per tutto il mondo degli accessoristi e il mondo delle congerie. Noi accompagniamo circa 30 aziende associate, anche se il comparto fermano ne esprime una cinquantina, presente qui, ovviamente divise tra concerie e accessoristi, e le aspettative sono notevoli naturalmente, anche se oggi la fiera è sempre più un momento di incontro, di appuntamenti, però è notevole l'aspettativa per il fatto che ci si rende conto un po' della tendenza dei mercati, quali sono gli orientamenti, ecco. Anche qui una forte presenza internazionale, la qualità ha contraddistinto da sempre il comparto e il distretto per quanto riguarda le calzature, ma anche gli accessori? Sì, è la stessa identica cosa, diciamo, ormai noi il prodotto economico non riusciamo più a essere competitivi. Abbiamo innalzato la qualità, anche se l'abbiamo fatta sempre, abbiamo innalzato anche l'offerta merceologica e il livello dei servizi.
per differenziarci da chi ormai è nel segmento medio economico. Che tipo di produzioni, di idee portano gli imprenditori che vengono dalle Marche e in particolare dalle province di Fermo e Macerata? Linea Pelle è sempre una vetrina molto importante per il nostro settore e tutte quante le aziende hanno in questo anno cercato di fare ricerca e sviluppo di prodotti innovativi in base alle richieste del mercato, dando sempre uno sguardo anche a quelle che sono le produzioni diciamo classiche richieste dalla clientela. A livello di impressioni come sta andando e quali sono anche le aspettative? Ecco, l'impressione diciamo che è positiva, oggi è il secondo giorno, è il giorno centrale e speriamo appunto che la fiera confermi e dia sostegno a tutte quante le energie che sono state spese per parteciparvi. Come è cambiata una fiera di questo tipo? Il rapporto è cambiato perché è cambiato il modo di vendere, è cambiato il modo di selezionare i campioni, è cambiato anche le date della fiera, per cui a noi accessoristi ci ha messo un po' di difficoltà, però resta sempre la fiera più importante al mondo per questo settore. È un punto di riferimento per molte aziende marchigiane, anche per quello che riguarda il saper guardare oltre, saper cambiare. È questa la strada, cioè un imprenditore deve continuamente rinnovarsi? Beh, questo è la base, sarebbe la base di ogni impresa. Noi l'abbiamo sempre applicato, è stato sempre un qualcosa che mi ha contraddistinto come fosse un DNA particolare. Io oggi posso dire che amministrando due aziende come Golden Blast e Eurosuole, abbiamo due aziende senza essere tacciato di uno che pensa solamente ai fatti propri, però sono due aziende modello secondo me. Abbiamo sempre investito moltissimo. In Eurosuole negli ultimi 5 anni abbiamo fatto una rivoluzione completa, però oggi alla soglia di un mercato difficilissimo, alla soglia di anni a venire in cui non ci si legge bene da nessuna parte, alla soglia di un periodo in cui l'Europa stessa è in difficoltà partendo per primo dalla Germania, noi ci troviamo con aziende a postissimo, capitalizzate, sane, aziende che lavorano e che lavorano bene. Con questo io dico dobbiamo avere un minimo di fiducia, perché se delle suole o dei grani o negro si produrranno nel mondo, noi dobbiamo essere gli ultimi a produrre. Confindustria, con un piccolo ma ben visibile corner, si presenta a questa 3 giorni di business dove transitano dalle 20 alle 30.000 persone, puntando l'attenzione sulla forza delle imprese e accendendo i riflettori sulla Shoes Valley, progetto di marketing territoriale presentato in anteprima all'ultimo MICAM. Questa è una manifestazione molto importante, noi abbiamo oltre 110 aziende marchigiane su un totale di 1200 aziende espositrici e queste aziende stanno rappresentando il meglio della produzione, della componentistica, dei fondi per calzature, concerie ed altro nelle Marche. Confindustria e le progettualità che mette in campo, il lancio di Shoes Valley ha creato già parecchio interesse, far capire che parliamo di una vera e propria operazione di marketing territoriale che prende tutto il mondo delle calzature, non poteva rimanere fuori questo per esempio che vediamo qui a Linea Pelle, tutto questo comparto. Senz'altro, Shoes Valley è un brand territoriale che intende valorizzare le competenze delle aziende marchigiane, competenze che vanno dalla calzatura al fashion, ma anche al territorio, quindi al turismo e al paesaggio. Ecco, questa è un'integrazione che secondo noi è strategica per promuovere il territorio e per valorizzare tutte le attività delle nostre imprese. Stare qui in questi contesti vuol dire anche avere un respiro internazionale. Questo progetto guarda molto all'estero. Beh, certamente, consideriamo che il target delle nostre aziende è soprattutto all'estero. Le nostre aziende esportano oltre l'80% in tutti i paesi del mondo e naturalmente questa operazione Shoes Valley intende promuovere non solo la calzatura ma l'intero territorio, far conoscere tutte le nostre competenze e tutte le nostre eccellenze.
professor Micozzi, dopo il MICAM, il progetto di valorizzazione territoriale Shoes Valley trova spazio anche a Linea Pelle. Perché? Beh, questa è una fiera dove esistono molte aziende che rappresentano la tecnologia, il semilavorato, tutte le componenti essenziali per fare una calzatura di qualità. Quindi Shoes Valley, che rappresenta non solo il settore di chi produce la calzatura come prodotto finito, ma rappresenta tutti i fornitori che in questo mondo ci stanno, quindi pensiamo anche a coloro che ideano, creano, disegnano anche una calzatura, e le aziende che fanno suole, le aziende che fanno tacchi, le aziende che fanno accessori meravigliosi come sono presenti in questa fiera, sono qui, sono delle Marche, e sono oltre 110 aziende, la maggior parte del territorio della provincia di Macerata e di Fermo, senza di loro non è possibile produrre qualità. E quindi in questa fiera noi possiamo vedere l'innovazione tecnologica e possiamo vedere come la calzatura sia un prodotto estremamente sofisticato, estremamente sfidante e che racchiude in sé componenti del fare, componenti tecnologiche molto elevate. Lei ha sviluppato una ricerca. Quali sono i principali risultati emersi sul valore dei marchi territoriali? Ci dia qualche numero, qualche dato che racconta che cosa può ritornare indietro a chi fa un investimento di questo tipo. Certamente, quindi mi permetto anche di leggerli perché sono dati che sono stati realizzati poco fa. Ecco, noi abbiamo intervistato 400 soggetti tra l'Italia e l'estero per capire effettivamente che cosa incide sulla scelta di una calzatura. E tra le risposte che sono emerse, in particolare, quindi sono risposte multiple, potevano rispondere a più scelte, la prima è quella del branding. Il brand e quindi il marchio incide per il 78%. E per questo abbiamo sviluppato Shoes Valley, perché è un brand ombrello, è un brand territoriale che valorizza un intero territorio. Il secondo elemento molto importante, come possiamo vedere in questa fiera, è quello dei materiali, in particolare la sostenibilità. Ogni azienda si è interrogata su come rendere più sostenibile la sua produzione e come impattare di meno in termini di rifiuti e di poter riutilizzare poi gli eventuali scarti di produzione. Altro elemento molto importante è lo storytelling. Il 48% hanno detto: scelgo aziende e territori che abbiano una storia antica, una storia diversa rispetto ad altri territori. Poi un altro elemento, il 33%, la personalizzazione. Poter avere un prodotto su misura, un prodotto come lo voglio io, dove anche chi lo compra possa dare il suo contributo creativo. Tutto questo quanto incide in termini di valore economico? Abbiamo chiesto se queste aziende avessero questa capacità, quanto saresti disposto a spendere di più? La risposta è circa il 20% in più. E altra domanda che abbiamo posto è: cosa chiede le aziende a questo punto? E le risposte si sono concentrate. Primo elemento, la capacità, chiedo alle aziende di saper usare i diversi media, quindi di usare bene l'online e l'offline. Oltre il 68% hanno detto questo. Altra risposta molto interessante, di migliorare quella che è detta la customer experience, l'esperienza del marchio, l'esperienza del proprio brand, attraverso anche eventi da poter fare nel territorio. E qui una delle idee che ho, perché poi la calzatura rappresenta un intero territorio, ma si porta dietro il vino, si porta dietro le enormi eccellenze che noi abbiamo per esempio nelle Marche, perché no? Poter fare un festival la prossima estate che metta insieme calzatura e vino, in modo tale che possiamo attraverso un prodotto conoscere un intero territorio. Con un cuore allacciato che batte forte. Assolutamente sì, perché ci vuole passione, ma ci vogliono anche i lacci che sono fatti di relazioni, fare sistema. Nella nostra regione spesso siamo molto individualisti e ci vuole quella componente di tecnologia, di fibra, che faccia sì che le nostre idee viaggino veloci. Letizia Spreca. Spreca Zengarini è un'azienda di Monte San Giusto, forme per calzature,
bisogna stare in un luogo come questo, Linea Pelle, per farsi venire delle idee, per raccogliere un po' anche quali sono le indicazioni che arrivano da questi settori e poi capire anche che tipo di impatto può avere un'operazione di marketing territoriale che si chiama Shoes Valley e che valorizza o dovrebbe valorizzare tutto quello che fate voi. Speriamo sia così. L'idea che era di base al progetto è proprio questa, di iniziare a collaborare di più tra le aziende in modo da poter far vedere quello che c'è, mettere in luce un patrimonio che noi abbiamo coltivato tanti anni e che ci permette di essere davvero competitivi sotto tanti profili. Il progetto della Shoes Valley secondo me ha proprio questo fine, riuscire a mostrare anche delle piccole realtà, non solo quelle grandi, che caratterizzano il nostro territorio e che hanno grandi competenze ormai acquisite sul prodotto. Attraverso la Shoes Valley andiamo a valorizzare invece altri punti che non si concentrano più solamente sul prodotto ma evidenziano anche, si fanno vedere di più, ecco. Io spero insomma che sia un buon progetto, ma soprattutto che sia quella spinta che porti più in alto il nostro distretto. Questo progetto dovrebbe essere differente da ciò che è stato proprio per questo, perché nasce dalla volontà di fare squadra non solo all'interno dell'azienda, ma fare squadra tra aziende che si trovano a volte a offrire servizi diversi, che invece possono diventare complementari, che possono essere quindi potenziati, aziende anche concorrenti, perché comunque è solo questo mettersi in gioco e voler effettivamente valorizzare il territorio che può aiutarci a essere competitivi a livello internazionale. Tutto questo però è frutto di un serio ed approfondito lavoro di ricerca che solo alla fine ha portato all'idea e quindi alla sua concretizzazione, quello della Shoes Valley.